Santa Croce di Magliano, uno straordinario Marco Zuzzo, sassofonista, agentista di fama internazionale. Perché hai deciso di condividere questo progetto? Ho deciso di condividere questo progetto innanzitutto perché Roberto è stato mio studente in conservatorio per fare il secondo livello. Io sono stato un anno a insegnare a Campobasso, mi sono innamorato di questo, di questa regione che trovo ancora da raccontare e anche nella sua ingenuità è di una bellezza straordinaria, e quindi penso che qui le cose ancora si possono fare. Ho condiviso questo perché ci sono le mie musiche, c'è la mia tradizione, c'è la mia forza con musicisti locali che sono di un livello eccezionale, sono tutti ragazzi secondo me di grandissimo livello che meritano di venire fuori. Quanto è importante la tradizione? La tradizione per me sta alla base di tutto, anche perché con la tradizione riusciamo ad essere unici, riusciamo ad avere una unicità dal punto di vista di essere veramente, come dire, genuini, essere noi, non copiare nessuno, quindi secondo me è fondamentale, la tradizione è tutto. Lei è girato da tutto il mondo, nel jazz quanto è importante invece la contaminazione? La contaminazione è importantissima perché se no tu rimani fermo. Allora, diceva Edoardo, la tradizione va studiata e va elaborata, se non rimani fermo, cioè voglio dire, chi ha coscienza della tradizione sicuramente salta da un gradino più alto, però attenzione a non rimanere ingabbiati, perché se no si finisce poi con restare fermi e non creare più niente. A Santa Croce un arrivederci? Arrivederci, sono cittadino onorario ormai, ho parlato col sindaco, quindi... Bocca al lupo per il suo futuro. Ok, grazie, arrivederci. C'è stata qui a Santa Croce una presenza importante? Un'occasione importante è aver avuto un solista di fama internazionale quale Marco Zurzolo. Marco Zurzolo è un sassofonista, musicista, didatta, ma anche compositore. Uno dei pochissimi italiani che ha varcato la soglia del Blue Note e si è esibito proprio sul quel palco. Ci riferiamo al Blue Note di New York. Marco Zurzolo ha tenuto i seminari insieme alla Don Luigi Master Band, venuti fuori da un protocollo d'intesa voluto dal dottor Corbo, presidente dell'associazione Don Luigi Master Band, e dall'ingegner Giovanni Mancini. L'esperimento sostanzialmente è questo: il voler sfatare la concezione che il jazz sia oggi considerato un genere di nicchia per pochi addetti ai lavori o comunque per un pubblico prettamente intellettuale. In questo modo, se così fosse, si tradirebbero le origini vere del jazz. Il jazz è un linguaggio universale, lo dice anche è citato nella risoluzione 39 dell'UNESCO, che ha proprio bandito la giornata mondiale del jazz, a cui noi in anteprima ci siamo anche dedicati proprio qui in Molise con il progetto Lui Mister Jazz. Quindi questo progetto prevede la partecipazione a quella che è la società civile. E quale
modo migliore arrivare alla società civile se non attraverso le bande musicali. Bande musicali che sono state capostipiti proprio delle della diffusione di questa musica, perché si sa bene che agli schiavi neri è stato negato ogni diritto. E successivamente, con il superamento graduale proprio di questa discriminazione, venivano concessi degli strumenti, gli strumenti appunto considerati tra virgolette poveri all'epoca, quindi strumenti a fiato. Cerchiamo di cogliere l'essenza e di avvicinare il grande pubblico, in particolare i giovani. Abbiamo fatto quindi dei seminari al castello Pignatelli di Monteroduni. I giovani che ne hanno fatto parte, in particolar modo la presenza più cospicua è stata quella dei componenti della Don Luigi Master Band, sebbene io abbia rivolto l'invito a tutte le bande locali, a molti dei colleghi che probabilmente non avevano ancora maturato la percezione di quanto fosse importante questo momento di condivisione. E abbiamo tenuto questi seminari con una compagine di 30 componenti, tra cui molti ragazzi ancora in età scolare. La cosa bella, ecco, appunto, delle bande è che accomuna un po' tutti. Prende la formazione estremamente eterogenea. Abbiamo il professionista in pensione, la casalinga, il ragazzo in carriera scolastica, ma anche il musicista provetto. E qui c'è stata una presenza di professionisti, di colleghi di lavoro, ma la cosa più importante è che sono venute fuori delle individualità, delle eccellenze. Vorrei citarne alcune. Abbiamo un bimbo di 12 anni proveniente da San Salvo, Andrea Cardone, che ha potuto rivelare le sue grandi capacità, il suo grande talento, tanto da poter condividere il palco principale, quello destinato nella corte del castello in ogni sera, in cui c'erano i grandi nomi, quindi ai grandi artisti. E così pure abbiamo potuto mettere in evidenza finalmente Paolo Petrecca, altro ex allievo, bravissimo, che davvero sta facendo cose mirabili. Le pensi che ha preso proprio durante i corsi di Umbria Jazz di quest'anno, gli è stata assegnata la borsa di studio per la Berklee di Boston. Così pure come Andrea Del Vescovo, che è un altro brillante musicista in carriera, uno che è venuto fuori proprio dai corsi ad indirizzo musicale della scuola. Ecco qui la presenza fondamentale delle istituzioni che operano bene nel territorio. E siamo con Maurizio Corbo, presidente della Don Luigi Master Band, un progetto lungimirante, quello che da Santa Croce parte con un'anteprima. È vero, è molto lungimirante, e questo lo si deve solo al maestro Roberto Di Carlo, che il fatto di vedere lungo su questi progetti è unico. I ragazzi per fortuna lo seguono e c'è tantissimo entusiasmo. Stasera è un'anteprima, domani sera ci rifaremo anche a Campobasso, ed è questo, sono quelle piccole cose, ma fatto in grande stile, che danno linfa vitale ai nostri giovani. Lei ha creduto subito in questo progetto? Ma è inevitabile credere nei progetti, perché altrimenti se facessimo banda solo per andare in giro per i servizi processionali, saremmo un qualcosa fine a se stesso. I ragazzi hanno voglia di volare, il nostro compito è quello di stargli vicino e di assecondarli. Non si accontentano della marcetta, vogliono esprimere tutta la loro libertà attraverso la musica, e questo è quello che cerchiamo di dargli. Ma la vostra band da chi è composta? La nostra band è costituita da ragazzini, è costituita anche da persone in età pensionabile. E questo è straordinario, perché la musica non ha età, evidentemente. Si coltiva il germoglio e si coltiva la pianta adulta.
ed è bello vederli insieme. Anche qui stasera vedremo uno a fianco all'altro, un tredicenne che suona il sax e un altro pensionato che anche lui suona il sax. Ecco, sono due motivi straordinari che ci fanno dire che la nostra realtà è a 360 gradi.